le espressioni usate da Verdi nei confronti di Verdi. No. Innocente De Anna è stato un baritono vissuto nella seconda metà dell'Ottocento. Era nato infatti nel 1852 e morto nel 1902. Questo baritono è noto, è passato alla nostra storia, in quanto è protagonista di un carteggio che è conservato nella Biblioteca Palatina, nella sezione musicale Lascito Sacconi. Rosalinda Sacconi, famosa arpista, era infatti la moglie di questo innocente De Anna. De Anna aveva iniziato la sua attività di orafo, ma poi, visto che aveva una grossa passione per il canto, aveva pensato di ricevere lezioni di canto e aveva debuttato a Padova. La sua carriera iniziò in Italia e proseguì soprattutto in America. C'è da ricordare che il compositore Carlo Antonio Gomez scrisse la parte dello schiavo in funzione della sua vocalità. E con astute inchieste lo arresterò a ciarlare. Verdi in quegli anni stava componendo l'Otello sul libretto di Arrigo Boito e Innocente De Anna accarezzò l'idea di poter intervenire in quest'opera quale baritono facente appunto la parte di Iago. A tal proposito, spinto dalla allora fidanzata Rosalinda Sacconi, si avventurò per Montecatini, località allora lui sconosciuta, per far la conoscenza di questo compositore che era solito trascorrere alcuni giorni presso la nota località termale. Appunto si mise in viaggio e arrivò a Montecatini, dove trovò Giuseppe Verdi in compagnia appunto di Giuseppina Strupponi, la moglie, e di Teresa Stolz, che era stata protagonista di diverse sue opere. Al proposito scrisse alla moglie riferendosi a questa Teresa Stolz, a questa cantante che a lui non era molto simpatica. Scrisse: «Quella contadinona della Stolz, Dio Dio che faccia triviale, proprio d'una servaccia, ma di quelle ordinarie. Al contrario, invece, la signora Strepponi ha la faccia e di modi molto distinti. E parla anche la prima come ha la faccia e fuma lo zigaro sulla terrazza, come un gendarme, come è ghignosa. Non capisco il gusto di quel vecchio rincoglionito». Le espressioni usate da De Anna nei confronti di Verdi in questo carteggio furono sempre abbastanza pesanti. In effetti, egli soleva definirlo come nato d'un cane, vecchio rimbambito, orso senza educazione e senza cuore, mascalzone, cattivo ineducato, anima di fango, bestia. A tavola a Montecatini De Anna cercò di appunto di avvicinare Verdi chiedendogli un'audizione. Questo, come era solito fare, ricusò la proposta. Tra l'altro, improvvisamente partì da Montecatini. Si seppe dopo il motivo di questo abbandono della località termale, in quanto si seppe che stava morendo a Milano la sua amica Clarina Maffei e Verdi arrivò proprio in tempo per chiudere gli occhi a questa fedele amica. Da quel momento De Anna maledì in maniera definitiva questo vecchio rimbambito che aveva osato rifiutare la sua proposta e scrisse alla moglie: «Vecchio cane, tu potessi morire idrofugo. Ecco l'augurio che io gli faccio. Insomma, che il vada in malora più presto che il pol». A dispetto di questo augurio, Verdi visse fino a 87 anni, morì infatti il 27 di gennaio del 1901 all'Hotel de Milan a Milano, e in effetti possiamo dire che l'augurio di De Anna gli portò fortuna e gli allungò la vita. Thank you.